Per la rubrica MT 2019, oggi voglio parlarvi del libro di Mari Camisino, Il segreto di Marrakech. Bello ed avvincente, Il segreto di Marrakech viene presentato come un libro fantasy. Ma fatta salva la teoria che ogni lettore dà a ciò che legge una propria chiave di lettura e ne trae considerazioni proprie e personali che difficilmente potranno essere modificate, se appena ultimata la lettura, si va a rileggere la sinossi, non si può fare a meno di porsi la seguente domanda: ma quanto è realmente fantasy Il segreto di Marrakech? Con il senno di poi posso tranquillamente affermare che l'opera della Misino non è assolutamente fantasy, ma molto reale e vicina alla nostra quotidianità, opportunamente incipriato affinché dure verità come guerre, vessazioni e inganni a cui siamo quotidianamente sottoposti possano essere compresi un po' da tutti, senza trascurare di infondere speranza attraverso la proposizione di un eroe senza macchie e senza peccato che, aiutato dai propri compagni di ventura, alla fine riuscirà a sovvertire l'ordine delle cose. Quanto appena detto è una sintesi molto stringata dell'opera della Misino, che all'interno del suo Segreto di Marrakech riesce a toccare temi molto importanti ed attuali, come ad esempio la sempre più evidente irraggiungibilità dell'istruzione, visti i costi che oggi le famiglie devono sostenere per poter mandare i propri figli alla scuola dell'obbligo, l'importanza del rispetto delle regole, il ripristino della leva, la sempre presente prostituzione, l'attenzione che ogni cittadino dovrebbe avere dai propri amministratori e che invece non ha, fino a giungere all'italica incapacità di valutare ciò che ci sta intorno, quasi a far eco alle parole di Visco che ha definito gli italiani ignoranti funzionali. Potrei proseguire ancora nell'elencazione degli argomenti, ma così facendo rischierei di appagare la curiosità che dovrebbe indurvi ad acquistare il libro della Misino, Il segreto di Marrakech, che le associazioni culturali Libera e Libri e Artistas, unitamente alla New Horizon School e al comitato di quartiere di Via Andria, si pregeranno di presentare a Trani il prossimo 10 settembre alle ore 19:30 presso i locali ubicati in via Don Nicola Ragno 19. Ah, dimenticavo, siete tutti invitati. Ciao!